Salvati. Questo è un video a scopo illustrativo che potrebbe essere utile a tutti coloro che si sono avvicinati a Finale 2007, software per copisti e arrangiatori. È un video dove spiegherò la base di come configurare un foglio, una partitura virtuale e lavorarci sopra. Per prima cosa apriamo il programma. Nella finestra di avvio che apparirà appena apriamo il programma, possiamo semplicemente cliccare sopra impostazione guidata. Oppure facciamo sopra il menu in alto a sinistra, clicchiamo sopra file, nuovo, documento con impostazione guidata, oppure ancora con i tasti scorciatoia Ctrl più N. Ora andiamo a indicare un titolo, a scrivere un titolo, dargli un nome al pezzo. Nome del compositore. Copyright. Poi dimensione della pagina della partitura A4, il formato A4. Abbiamo tanti formati, che tutti i formati abbiamo qua nella lista. Io lascio selezionato formato A4, verticale oppure orizzontale, lascio selezionato verticale. Dimensione della pagina per parti staccate, lascio sempre formato A4, verticale. Clicco sopra avanti. Ora andiamo a selezionare motore per il playback, che sarebbero i VST che vogliamo far risuonare la nostra partitura mentre la stiamo scrivendo. Io lascio il Garitan Personal Orchestra, che sono degli ottimi suoni molto realistici, che dei pacchetti di suoni che già da Finale 2007. Poi vado a selezionare GPO tastiere, perché voglio creare una partitura, ad esempio, naturalmente, per pianoforte, quindi a due righe, la linea con la chiave di violino e la linea con la chiave di basso. Pianoforte Steinway seleziono e aggiungo nella lista. Poi potevo fare anche partiture multiple, ma in questo video ad esempio metto semplicemente il pianoforte Steinway. Poi clicco sopra avanti. Ora indico il tempo. Posso segnare 4 quarti sia col simbolo, con la C, oppure col numero, l'indicazione di numero. Io lascio il simbolo C. Ci sono naturalmente tutte le indicazioni di tempo. Poi vado a selezionare l'armatura in chiave, cioè se abbiamo dei diesis o dei bemolli, oppure nessuna armatura. In questo caso, se non c'è nessuna armatura, o è di Do maggiore oppure è di La minore. Noi lasciamo, sempre in questo video ad esempio, io lascio Do maggiore e clicco sopra avanti. Ora andiamo a specificare l'indicazione metronomica iniziale, ad esempio allegretto. Poi il tempo, possiamo selezionare 120 per quarto, cioè per semiminima, per minima, croma, semicroma, minima puntata, insomma tutte le indicazioni, io lascio il quarto. Poi impostare la misura in levare, non la imposto. Qua possiamo mettere il font musicale predefinito, maestro jazz. Se noi clicchiamo sopra jazz, la partitura diventa come se fosse un manoscritto, un real book. E a me piace personalmente, infatti, la versione del font jazz. E lascio, spunto il quadratino jazz. Clicco su fine e abbiamo finito la nostra impostazione guidata del documento. Ora possiamo iniziare a lavorare. Ad esempio, clicchiamo sopra il valore di un quarto e iniziamo a inserire le note. Mi da un quarto, facciamo Fa, facciamo una specie di scala come esempio. Sol, La. Poi possiamo mettere note da due quarti, possiamo mettere un Mi. Ecco qui. Questo è un esempio, poi possiamo andarlo a riprodurre. Adesso. E lo riproduce con i suoni della Garitan, perché le l'abbiamo detto prima. Però possiamo sempre modificarlo in un secondo momento. Eccole qui tutti i suoni. Bene, spero che questo video sia utile appunto per chi si fosse appena avvicinato. Grazie per la visione e al prossimo video.